giornata a tutti. Chi vi parla? Accidenti. Chi vi parla è Claudio Simeoni. Finiamo qui la sigla perché cominciamo immediatamente la trasmissione. E che microfono hai, Francesco? Scusa. E che numero è? Microfono numero 2. 2. Prova a parlare. Sì, mi ascoltate? No. Prova a parlare. Dunque, adesso. Mi senti? No, non ti si sente. Prova adesso. Claudio, mi senti? No. Prova con l'altro. Salve a tutti gli ascoltatori. Prova adesso. No, non ti sento. Prova adesso. Mi senti adesso? Perfetto, ci siamo, ci siamo. No, vabbè, tieni quello. Benissimo, benissimo. Dunque, io sono Claudio Simeoni. Vi do il mio indirizzo. Piazzale Parmesan 8 Marghera. E sono insieme a Francesco dell'Istituto Meditano Studi Poeteisti per condurre la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo. La prima cosa che oggi avremmo dovuto fare è andare avanti con le conferenze. Tanta volta ci porto di nuovo in macchina. Va bene, Giampaolo. Ti ringrazio. Grazie a te. Ciao Francesco. Ciao Giampaolo. Buon viaggio. Ciao. E avremmo dovuto parlare della conferenza, andando avanti con la conferenza, con i vari quadri, e invece oggi facciamo un'eccezione, cioè saltiamo questo. Perché saltiamo questo? Per un motivo importante, cioè che noi riteniamo abbastanza importante, ed è una specie di polemica, fra virgolette, che non è una vera e propria polemica, è il fatto che abbiamo scoperto, abbiamo sentito, insomma, che gli amici che fanno una trasmissione anticlericale si sono arrabbiati, si sono sentiti attaccati, si sono risentiti, addolorati. Esatto, di alcune nostre battute, di alcune nostre affermazioni. A noi questo ci dispiace, cioè ci dispiace dal punto di vista personale, cioè ci dispiace perché sono degli amici e ci dispiace che gli amici si risentano. Nello stesso tempo però diciamo che le questioni dottrinali non possiamo lasciarle perdere, cioè noi non possiamo non esporre il nostro pensiero perché altrimenti loro potrebbero sentirsi attaccati. Cioè noi non riteniamo di aver fatto delle cose, di aver detto delle cose che poteva farli risentire. Ciò che hanno esposto esattamente nell'ultima trasmissione l'ho fatto, poi io ho telefonato personalmente anche a Ivano cercando di spiegare, insomma, quello che avevamo detto e i termini in cui lo avevamo detto. Naturalmente spero di essermi fatto capire. Il problema è questo, che non siamo uguali, siamo profondamente diversi, abbiamo delle linee, dei comportamenti diversi e abbiamo dei punti che sono in comune. Ora, a me mi dispiace perdere quei punti in comune, però chiaramente la diversità resta, la diversità è pregnante. Per cui non è il nostro intendimento attaccare né loro né nessuna altra persona. Cioè, come persone noi non vogliamo attaccare nessuno, riteniamo che il lavoro che stiamo facendo sia troppo importante per portarlo a livello piccolo, a livello spiccio, di attaccare le singole persone. Loro si sono risentiti da quello che hanno detto in trasmissione, da quello che abbiamo anche parlato, del fatto che Francesco, hanno citato Francesco, però hanno citato anche una volta precedente che hanno sentito delle cose simili, ha detto che il fallimento dell'anticlericalismo fu dovuto al fatto che l'anticlericalismo non affrontò la morte, cioè non affrontò il problema della morte. Ecco, io ho tentato di spiegare a Francesco, a Ivano, che noi stiamo parlando anche dell'anticlericalismo, per esempio, nei paesi dell'est. Cioè, io l'ho messo in quei termini, anche perché io e te non ci siamo più sentiti, non ci siamo più parlati. E dicevo, nei paesi dell'est, dove l'anticlericalismo è stato applicato anche a livello statale, in effetti sono stati battuti da quello che è stato poi le operazioni cattoliche, le operazioni cristiane, le operazioni degli ortodossi. E questo è un dato di fatto. Basta pensare che all'ingrado c'era il Museo dell'Ateismo. Esatto. E che un visitatore italiano come D'Alema si è sentito offeso dal Museo dell'Ateismo. Sì, cioè, questo l'ha dichiarato D'Alema, io mi sono sentito come, cioè, pur non essendo credente, mi sono sentito. E questo qua è riportato tra l'altro da un autore cattolico abbastanza famoso, cioè da Messori. Messori in un suo libro dice, fa, D'Alema stesso criticò il Museo dell'Ateismo. Cioè, allora significa che se uno che doveva essere come predisposizione politica più vicino alle posizioni espresse si sente offeso, vuol dire che il cristianesimo è stato così forte da riuscire a condizionare anche chi doveva opporsi. Esatto. Poi
gli anticlericali stessi in quella trasmissione hanno detto prima di tutto che il problema della morte non è un problema dell'anticlericalismo, e questo siamo perfettamente d'accordo, cioè storicamente gli anticlericali hanno un obiettivo, l'attacco al clero, cioè la contrapposizione al clero, il clero come organizzazione, non hanno certo il problema di affrontare la morte, però sì, questo beh, è il problema nostro, però quello è di affrontare... il nostro problema, questo è il nostro problema. Secondo i pagani è una cosa a cui noi non possiamo prescindere, esatto. Cioè se gli altri hanno questa mancanza o questa scelta, cioè vabbè, per noi va benissimo, noi non andiamo a contestare le scelte degli altri, certo. Noi diciamo, noi formuliamo una visione del mondo, e in questa visione del mondo il concetto di morte deve essere affrontato. E poi l'altro discorso ancora che hanno detto è che l'anticlericalismo ha tante posizioni al suo interno, cioè ci sono cattolici che sono anticlericali, fascisti anticlericali, comunisti anticlericali, anarchici anticlericali, laici anticlericali, liberali, cioè io sto parlando adesso a livello politico, no? Tanto sì, per dare una sfaccettatura filosofica, no? Le variazioni. E appare chiaro, cioè a me mi sembra chiaro, però non vorrei che qualcuno mi fraintendesse, che finché magari si fanno delle manifestazioni contro il clero c'è un'unità, però non vedo un'unità nel risolvere i problemi della vita fra un comunista e un fascista, anche se tutti e due sono anticlericali, cioè sicuramente ci sono delle contrapposizioni nell'affrontare la vita, per cui magari sono insieme perché sono anticlericali, ma poi nella vita hanno delle posizioni diametralmente sì, opposte, esatto, almeno filosoficamente parlando, insomma, per cui è chiaro che un conto è dire tu non devi essere anticlericale, questo sarebbe offensivo. E un altro conto è dire io la vita la risolvo. Sì, ma io appunto vorrei specificare anche una cosa, cioè visto che sono stato io un attimino al centro del motivo no, della ma questione. Penso che sì, abbiano anche allora, un'altra cosa precedente. Sì, no, ma comunque la citazione che io facevo era una citazione di un libro, era Giordano Bruno Guerreri, L'italiano sotto la Chiesa, da San Pietro a Mussolini. In questo libro corposo di centinaia di pagine, c'era un'unica vignetta, ed era una vignetta ripresa da un settimanale anticlericale dell'Ottocento, che era l'Asino, in cui c'era raffigurato un prete con di fianco uno scheletro che rappresentava la morte, e il prete abbracciava la morte e diceva: sei la mia migliore amica. Lui l'aveva inserito all'interno di una valutazione dell'anticlericalismo storico, cioè come sono comportati gli anticlericali nell'Ottocento verso la Chiesa. E diceva che il problema più grosso, che non riuscì a formulare, e che lo stesso la rivista L'Asino lo formulò, era il problema di come affrontare la morte. Ma questo problema è legato anche a un altro discorso, cioè che gli anticlericali sono solo contro il clero. Io ho letto in questa settimana, mi è caduto fra le mani, un libro di Giovanni Papini, che si chiama appunto L'esperienza futurista. All'interno di questa esperienza futurista c'è riportato un discorso di Roma, e lui, parlando fa un attacco all'idealismo tedesco, che comunque vabbè, noi possiamo sorvolare, non ci interessa, non è legato a questa trasmissione, fa anche un attacco alla concezione cosiddetta anticlericale che esiste, o anche clericale che esiste in Italia. E lui dice a un certo punto, e tra l'altro questo discorso su questo problema verrà anche pubblicato da come volantino dai nostri amici del ciclo 20 settembre, dice chiaramente, il problema dei clericali e degli anticlericali è che credono nello stesso Dio. Ma allora, facciamo un discorso ancora più recente. Non tutti, ad esempio, conoscono un settimanale anticlericale che fu pubblicato in due periodi, dopo il 45 e negli anni 72, 73, 74, che si chiamava Don Basilio. Questo è stato un settimanale, e l'unico settimanale anticlericale nel dopoguerra, fu silenziato. Io ho avuto la fortuna di conoscere il primo direttore, che poi col tempo è diventato un pagano anche lui. Comunque questa è stata la sua evoluzione personale. Io ho recuperato la collezione degli anni 70, e nella collezione degli anni 70 c'è una vignetta che per me rappresenta proprio il problema del clericalismo e degli anticlericali. C'è un prete, classico prete, che rimprovera un'altra persona e dice: Dio ti vede. E l'anticlericale risponde: vede anche te. Questo significa che il clericale si comporta male, e significa che però il Dio è talmente buono e che sicuramente resta dalla parte dell'anticlericale. Come diceva Papini, il problema dei clericali e degli anticlericali è che credono nello stesso Dio. E credono in un Dio buono, questa è la cosa peggiore, la cosa più grave per me. Cioè nel senso, pensare, io parlo come pagano, pensare che il Dio dei cristiani o il Dio degli ebrei o il Dio dei musulmani sia un Dio buono, e sia un Dio di giustizia, e sia un Dio che si accorge che il suo clero non è buono,
significa cadere nella vittima del Dio dei cristiani, sì, della propaganda, delle capacità di persuasione, di dominio. E questo per me è veramente una cosa grave, cioè nel senso che non si può pensare, come dicono alcuni, no, il clero tradisce il messaggio di Dio, il messaggio di Cristo. Non è vero, l'abbiamo sempre detto, i cristiani clericali non tradiscono il messaggio di Dio. E perciò pensare che ci sia un Dio buono che possa criticare il clero cristiano significa chiaramente sottomettersi a un Dio. Cioè, no, quello che è importante a sottolineare è che effettivamente le posizioni ideologiche, no, di costruzione della vita sono diametralmente opposte. Esatto. E io adesso parlerò per 5 minuti leggendo alcuni appunti che mi sono fatto. E dopo gli ho promesso anche a Ivano che leggerò il manifesto, cioè quello che abbiamo fatto, per favore non chiamateci atei o anticlericali. Però quello che dirò adesso, e l'ho scritto nero su bianco per essere chiaro, io se volete ve lo do, però non vuole essere un attacco, vuole mettere in chiaro la diversa visione della vita e delle cose che abbiamo, semplicemente questo. Se poi magari dite guarda a me non mi sta bene quel che ti te fè, guarda, possiamo benissimo fare una trasmissione assieme, magari il giovedì, magari quando volete, e ci confrontiamo sulle diverse posizioni. No, ma per dare forse un termine di chiarificazione. È successo che alcuni ascoltatori dicevano fa il paganesimo e nazista. Sì. Però se voi andate a leggere le opere di Hitler, Hitler ha la Divina Provvidenza. Esatto. E i pagani non hanno mai avuto la Divina Provvidenza. Esatto. Di conseguenza, uno che dice io credo nella Divina Provvidenza non potrà mai essere pagano. Ci sono stati degli accenni su Cicerone, sulla Provvidenza. Sì, però vabbè, d'accordo. Non è che Cicerone, certo, rappresenti il paganesimo, rappresenta una sua visione, però... Pensare che esista la Divina Provvidenza, come nel senso dei, certo, cristiani, certo, cioè, non appartiene alla realtà del paganesimo. Allora, per quanto detto dagli anticlericali nella loro trasmissione, che poi oltretutto Ivano e la Laura sono gli unici anticlericali di cui noi abbiamo rispetto, perché tenete presente che sono quelli che si espongono. Esatto, ed esporsi, i più coraggiosi. Ed esporsi comunque è un atto di magia, dal nostro punto di vista. Per cui tenete presente questo. Per quanto detto dagli anticlericali nella loro trasmissione, cioè che non è compito dell'anticlericalismo affrontare la questione della morte, sappiamo benissimo che è il nostro compito, e che l'anticlericalismo abbraccia una tale gamma ideologica da comprendere anticlericalismo laico, liberale, illuminista, liberista, cattolico, eccetera, vanno fatte una serie di considerazioni. Appunto, per quanto detto da loro, secondo me non avevano motivo per sentirsi attaccati o coinvolti, né era nostro intendimento, ripeto, non era nostro intendimento farlo. Io personalmente ritengo assurdo che si siano sentiti attaccati, anche perché, anche se precisazioni tali da apparire un attacco, le avevo fatte io per autodifesa da alcune delle loro affermazioni, in relazione al fatto che alcuni radioascoltatori ci ritenevano e purtroppo ci ritengono ancora anticlericali. Cioè, la maggior parte degli ascoltatori non hanno capito niente di quello che noi stiamo dicendo, però anche questa è una scelta. Essere considerati anticlericali per me e anche per Francesco è un'offesa. Alla pari di essere considerati cattolici. So che voi che fate dell'anticlericalismo, la vostra bandiera importante, la vostra bandiera principale, questo per voi è assurdo. Questo nessuno. Però per noi è un'offesa. Noi siamo pagani e quanto facciamo non lo facciamo per combattere il clero, ma per costruire il modo pagano attraverso il quale affrontare e interpretare la vita. Per noi essere considerati quelli che combattono il clero cattolico è di una riduttività tale da rappresentare un'umiliazione. Sì. Ritengo sia un diritto esporre il proprio pensiero senza per questo che qualcuno si senta attaccato, almeno fin tanto che non viene attaccato. E adesso vi faccio alcuni esempi di quello che voi avete affermato e che fa parte del vostro pensiero. Per esempio, quando affermate che l'uomo primitivo era ingenuo, e questo lo avete detto più di una volta, dal mio punto di vista state propagandando il concetto di creazionismo. Voi non tenete conto della conoscenza che l'essere umano ha accumulato in milioni di anni di trasformazione. Dal momento che lo considerate creato
pensate all'uomo che voi considerate primitivo, ignorante, stupido e ingenuo. Cioè l'uomo di 4.000 anni fa aveva milioni di anni di esperienza sulle spalle, non è stupido come noi lo guardiamo adesso. State facendo la stessa operazione cattolica fatta da Orosio per ordine di Agostino, come se la storia dell'uomo altro non fosse che un preludio per l'avvento del cristianesimo oppure il preludio per l'avvento della scienza, che per noi è una cosa assurda. Ma noi non abbiamo ritenuto un'offesa questo vostro modo di esporre le cose. Voi esprimevate il vostro punto di vista. Quando parlate dei preti egiziani, giudicandoli e guardandoli con gli stessi occhi e attribuendo loro gli stessi fini dei preti cattolici, altro non fate che continuare la stessa operazione cattolica, che tanto tutti erano uguali. E noi per questo non ci siamo ritenuti offesi o attaccati. Voi esprimevate il vostro punto di vista. Io ho un grande rispetto per i preti egiziani e anche per gli auguri romani. È chiaro che so benissimo che il 90% degli auguri romani e l'80% dei preti egiziani erano dei truffatori, lo so perfettamente, ma un 20% dei preti egiziani costruiva la vita, il 10% degli auguri romani erano delle persone magiche, erano degli stregoni. E io non posso non considerare questo, perché è su questo che io vado a costruire la vita. Poi i truffatori so benissimo che ci sono, per cui se voi dite che i preti egiziani erano truffatori perché concentrate la vostra attenzione sull'80%, sono d'accordo, infatti voi esprimete il vostro giudizio, io non ho da obiettare su questo, però c'era un 20% che erano degli stregoni e io ho un giudizio diverso sui preti proprio per questo, egiziani, eh? Quando avete trattato del totemismo, anche se voi dicevate cose che ritenevamo delle pure bestialità, in quanto attribuite al totem più o meno la stessa valenza che i cristiani attribuiscono alle loro immagini, e noi non ci siamo arrabbiati, il totem è la costruzione magica di una persona. Anche qua c'è il gioco delle truffe e c'è il gioco dell'individuo che si espande nel mondo, che si espande nelle circostanze. Sì, ma il totem era anche una coagulazione di certe energie, esatto. Nel senso era la rappresentazione materiale di energie che le persone erano riuscite a costruire, a incanalare o entrare in contatto, di conseguenza era una forma di rappresentazione. Ed è ovvio che se voi pigliate il Donini e considerate tutte le religioni come un prologo all'avvento della religione rivelata, chiaramente per voi il totem non è altro che come la statua della Madonna. Però noi non siamo d'accordo su questo, però noi non ci siamo offesi per questo, né vi abbiamo detto dovete cambiare il vostro punto di vista. Anche perché noi sappiamo che sono due cose separate. Cioè, quando avete parlato che l'uomo si sente cacciato dalla montagna, di questo ne ho parlato anche con Ivano, perché fatica a salire o viene agevolato nella difesa, vi siete dimenticati che non stavate parlando di un individuo che lavora in città facendo l'impiegato e che decide di scalare una montagna in una domenica di follia. Stavate parlando di persone abituate a correre su e giù per la montagna per giorni interi, sia per la caccia che per le loro mansioni. Loro conoscono e conoscevano perfettamente la sensazione che la montagna che calpestavano emanava. Non erano ciechi e insensibili alla vita come un cattolico moderno. Cioè se un cattolico di città va sulla montagna fa fatica a salire, ma se un montanaro che va su e giù dalla sera alla mattina le sensazioni sono diverse. C'è una maggiore affinità, c'è una maggiore sensibilità e c'è una predisposizione. Dopodiché quando la montagna ti abbraccia e senti il potere che arriva dalla montagna, dici la montagna mi ha aiutato a salire. Ma un cattolico che legge la montagna mi ha aiutato a salire, lo traduce con le sue sensazioni. Che coglione, l'adoro la montagna che ha fatto salire, che scemo, che ma pensa che ingenuo, che idiota. Ma uno che va su e giù dalla montagna da mattina a sera, che sente la montagna respirare, ha sensazioni diverse. E se poi facciamo anche un discorso simbolico, la montagna appartiene al manifesto, cioè al visibile, al percettibile, a tutti, a tutto da vedere. Se facciamo un discorso della grotta, sappiamo che appartiene all'esoterico, al misterioso, ed effettivamente il Dio dei cristiani nasce in una grotta dove non si può vedere e muore su una montagna perché tutti devono vedere la morte. Questo è il simbolismo di Francesco, che è un fenomeno da questo punto di vista, imbattibile. E per cui, quello che dico io, con questi esempi ho voluto solo dimostrarvi che esistono dei modi diversi, dei punti di vista diversi per leggere cose che sono anche simili. Cioè esistono dei modi diversi per collocarsi. Questo non significa che
un modo diverso o un'ottica diversa faccia offendere qualcuno. Non può farlo offendere, cioè io non mi sono offeso, certo avrei preferito avere uno che sente le cose come le sento io e le esprime nel modo mio, ma io non mi posso permettere di pensare una cosa del genere. È chiaro che altri le manifestano in maniera diversa. E invece è diventato un po' più grave il discorso, è un po' diverso, quando vi siete inoltrati in condizioni dottrinali per noi fondamentali. Innanzitutto avete usato una frase del Tommaso Didimo, riportata nella breve storia delle religioni del Donini, nella forma esposta dal Donini come aberrante affermazione riscontrata in alcune correnti dette gnostiche. E qua è un po' importante il discorso, cioè anche se a voi non sembrava importante, per noi è un discorso fondamentale. Cioè io ho lavorato un anno e mezzo per fare un'analisi di una via della stregoneria di Tommaso Didimo, per cui capite bene che sentirmi dire per radio questo discorso qua, no? Nel Vangelo secondo Tommaso, ritrovato nel 1945, dice il Donini, no? Tra i manoscritti in lingua copta di un'antica comunità cristiana dell'Egitto si legge: Simon Pietro disse che Maria esca di mezzo a noi perché le donne non sono degne di vita. E Gesù disse, qua ci sono dei puntini con una frase mancante, nel regno dei cieli entreranno solo le donne che saranno rese maschio. Francesco, che ci hai capito questa roba? Che è una cazzata, giusto? Però adesso andiamo a leggersi un attimino com'è la frase originale, tradotta in origine. E cosa ci dice la frase tradotta in origine? Simon Pietro disse loro, Maria deve andare via da noi, perché le femmine non sono degne della vita. Gesù disse, ecco, io la guiderò in modo da farne un maschio, affinché ella diventi uno spirito vivo uguale a voi maschi. Affinché ella diventi uno spirito vivo uguale a voi. Uno spirito uguale a voi, non che dalla figa è passata al cazzo. Non che lei deve diventare un maschio, Poiché ogni femmina che si fa maschio entrerà nel regno dei cieli. Per cui il Donini ha tagliato laddove gli andava bene di tagliare, perché il Donini è un individuo sporco, è un essere squallido, è uno che ha scritto una storia delle religioni come prologo all'avvento delle religioni rivelate, per cui tutto deve coincidere in quel modo. Basta guardare e leggere il discorso della mescalina, per esempio, del peyotismo, basta leggere il discorso del sciamanesimo, basta leggere i discorsi sui paganesimi, dove tutto è in funzione dell'avvento della religione rivelata. E questo per noi è una questione dottrinale importantissima, sì, cioè lo sviluppo del Dio che cresce dentro. Cioè io so benissimo che Tommaso Didimo non aveva la via stregoneria che ho io, però non posso negare il suo sforzo, il suo combattimento, la sua guerra gloriosa, sconfitta, che lui ganga massacrare il Gassepelio e il Vangelo si sta ritrovato dopo 1500 anni. Non posso non riconoscere questo. Anche sul discorso delle concezioni immacolata, dal punto di vista dell'interpretazione, e fornisce una chiave di interpretazione forte. Io leggo qua da una recensione di un titolo che dice fa l'aspetto interessante e ricco di conseguenze della posizione immacoliste che alla fine riescono a imporsi è la formazione della dipendenza simbolica della madre dal figlio. Sono le caratteristiche del Cristo, cioè del figlio, a permettere che Maria nasca senza peccato. Con un'inversione radicale della successione logica degli eventi, tipica del pensiero religioso, il cattolicesimo tiene l'esclusione completa del padre e dello sposo, che finiscono per perdere il ruolo centrale e diventare paradossalmente delle semplici mentali comparse su una scena dominata ormai interamente dal potere del figlio, cioè praticamente soltanto le conseguenze danno la validità al precedente. Le cose non hanno valore in quanto se stesse hanno valore, ma alla fine soltanto perché generano un Dio. E questo qui è una concezione che noi pagani andiamo a contestare, perché noi ogni persona ha la sua importanza. E logicamente le interpretazioni possono variare, cioè noi possiamo gli anticlericali possono affrontare dal punto di vista logico la contestazione, come parlava Claudio, del discorso dell'Immacolata Concezione, noi la possiamo affrontare dal punto di vista simbolico e demolirla. Vado avanti allora, sì. No? Allora io, in questo caso le cose diventano un po' più gravi. E un altro aspetto di gravità, sempre dottrinale e non personale, cioè non è che voi avete fatto delle cose che noi consideriamo gravi, siamo noi che dobbiamo stare attenti a come il mondo si muove, cioè non è che
Però dobbiamo starci attenti, no? Assumono quando ad una domanda di un radioascoltatore sulla pederastia del pazzo di Nazareth date la vostra interpretazione affermando che dai Vangeli gnostici si deduce qual è la sessualità di questo pazzo. Anche qui noi prendiamo atto che questa è la vostra visione del mondo e che voi chiaramente definite anticlericale estendendo dei concetti che sicuramente pensate oggettivi all'interno di un anticlericalismo che voi stessi dite comprensivo di molte ideologie e di molti modi di pensare. A quel punto mi sono visto costretto a sviluppare un manifesto che per la sua articolazione è diventato un nostro manifesto dottrinale e del quale vi do lettura in questa trasmissione. Ah, e l'ho già data lettura, sempre questo. Anche se noi ci vediamo costretti a mettere le mani davanti, sia per quanto affermate, sia per l'atteggiamento di alcuni radioascoltatori, noi sappiamo che voi esprimete il vostro pensiero e le vostre convinzioni e questo non ci può offendere. Perciò noi vi ascoltiamo qualche volta con più piacere, qualche volta insomma un po' così, quella volta che io ho sentito qualcuno dire che bello che era il cantico dei cantici, ho fatto uno zompo sulla sedia e mi sono messo le mani nei capelli, perché quando ho sentito che dicevate oh che bella cavalla tu che corri con la criniera al vento e che hai le cosce robuste che mi porti nella steppa, io mi sono sentito male veramente, l'ideologia del possesso, in qualunque modo si esprima, a me mi uccide sempre. Però, se a voi vi piace, io per carità non vengo neanche a discutere la cosa. Però io effettivamente mi sono sentito svenire. Per cui, questo e vale anche per voi nei nostri confronti. Cioè, tutto quello che non vi piace, tutto quello che vi dà fastidio, lo censurate, insomma. Cioè, dire sta roba qua non mi va, questa non, quest'altra non mi va e quest'altra non mi va ancora, insomma. E poi tenete presente una cosa, che io ho un grosso problema, ho il problema della petizione della Bertrand Russell che viene fatta firmare qui in radio, questo per me è un grossissimo problema. Naturalmente chiunque vuole può firmarla, chiunque vuole aderirle, ma ci abbiamo messo 60 anni per avere la divisione fra lo Stato e la Chiesa. Per la prima volta nella storia d'Italia il prete non è un pubblico ufficiale ma è solo un prete, per la prima volta, e questo grazie all'articolo 1. L'articolo 1 ha privato il prete di essere un pubblico ufficiale. Scusate un attimo, ma io dovrei firmare una roba contro l'articolo 1 del concordato, firmerò contro l'articolo 9 che è quello che istituisce la religione nella Chiesa Cattolica, ma l'articolo 1 per piacere non si deve toccare dal mio punto di vista, e io davvero ho questo problema grosso. Rispondo alle telefonate quando ho finito, anche se risponderò verso le 16, fate conto, portate un po' pazienza. Spero che Ivano e Laura mi ascoltino e dopo magari mi bastonino anche, per piacere, sicuramente, insomma. Per cui io ho questo problema qua, no? E un'altra cosa ancora, quando io l'altra volta ho fatto un discorso durissimo contro Wojtyla, che a conoscenza di attività della pederastia dei legionari di Cristo li ha occultati, io non ho fatto un discorso anticlericale, anche se voi lo avete collocato all'interno dell'anticlericalismo, io ho fatto un discorso pagano, perché è vero che appariva che io ho attaccato il Papa, ho attaccato il Papa e una sua posizione, ma in realtà io ho esteso un principio giuridico all'autorità, io ho detto l'autorità deve essere sottoposta a un principio giuridico, il principio giuridico era la partecipazione morale, lui era a conoscenza che atti di violenza venivano compiuti da un prete, coprendoli si è macchiato di partecipazione morale in quegli atti, mi dispiace ma è giurisprudenza normale, comune, l'ho vissuta personalmente, per cui guarda, non ci piove sopra, e l'ho esteso l'autorità. Ora, se voi sapete bene, nel paganesimo gli dèi sono al servizio dell'essere umano e l'essere umano lavora insieme agli dèi, esiste una continuità, per cui anche l'autorità nel paganesimo è quella che è al servizio degli esseri umani, è quello che è al servizio dello Stato, della società, lo Stato non è padrone degli esseri umani come in una società cattolica, cioè società cattolica abbiamo il Dio e tutti gli esseri umani in ginocchio, in una situazione pagana sono degli esseri umani che si assumono il compito di svolgere delle mansioni, ma sono al servizio della comunità, e questo è sempre stato. In questo senso voglio citare un particolare. Tutti sanno la mia ammirazione per il dio Pan. Bene, Tacito, nelle sue storie, dice
A un certo punto il dio Pan fermò un messaggero di Atene e disse, fa, come mai ad Atene vengo poco rispettato, vengo poco venerato, quando io sono così utile alla città e ho così dato alla città? Gli ateniesi cercarono di capire, analizzarono e scoprirono che era vero. A quel momento dedicarono al dio una festa e un tempio. Ma prima fu la divinità che chiese, non impose, disse, com'è che io ho aiutato Atene, ho stato utile e ad Atene, Atene e Atene non mi rispetta, non mi porta la sì, riconoscenza che mi deve, cioè, realtà, che, certo. Che è la riconoscenza che si può portare anche verso un amico, disse, io ho aiutato Atene, non ho chiesto nulla in cambio, eppure voi non riconoscete questo mio aiuto. Gli ateniesi scoprirono, verificarono che la cosa era vera e a quel punto corressero il loro comportamento, ma la divinità non ha mica tolto l'aiuto, non ha mica distrutto la città, ha solo chiesto il perché. Va bene, leggo il manifesto. Sì, vai. Leggo il manifesto allora. Ricordo che dopo il manifesto leggerò la lettera della Loredana e la risposta alla lettera della Loredana, che è un discorso sul dolore che già da tempo volevo fare ed è importante, poi magari la manderò. Il manifesto dunque, è necessario fare una precisazione per non confondere cose che ad alcuni possono apparire simili. Noi stiamo costruendo il futuro, non stiamo facendo archeologia. Noi non siamo né anticlericali né atei, anche se siamo costretti a descrivere il concetto di male, individuando nella sostanza, nella fase attuale, nel cattolicesimo, come applicazione degli insegnamenti del macellaio di Sodoma e Gomorra e del pazzo di Nazaret. Noi stiamo costruendo la religione pagana politeista. È da precisare che in questa precisa fase storica l'ateismo e l'anticlericalismo stanno alla stregoneria al paganesimo alla pari del cattolicesimo. Rispetto alla stregoneria al paganesimo, anticlericalismo, ateismo e cattolicesimo sono la stessa cosa. La stregoneria è l'attività attraverso la quale l'individuo costruisce se stesso. È l'attività che consente all'individuo di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza, chiamando le cose col loro vero nome. Per fare questo costruisce un percorso di libertà in antitesi all'orrore della verità definita. Attraverso questo fare l'individuo riconosce se stesso come un Dio in continua trasformazione e riconosce il circostante composto da dei che, come lui, tendono ad espandersi nella loro oggettività. La stregoneria ha al suo centro la forza che spinge ogni essere vivente e che è una costante oggi nell'essere umano inteso come Homo sapiens, come era presente quando l'essere umano era australopiteco, quando l'essere umano aveva forme diverse come quella di un piccolo rettile o di un piccolo topo, o quando come essere unicellulare nuotava nel brodo primordiale costringendosi a dilatarsi nello spazio e nei mutamenti risolvendo i problemi del proprio infinito che si trovava a dover affrontare. Questa forza è presente in tutti gli esseri qualunque sia la loro specie e il loro sviluppo. La ragione a cui cattolici, atei e anticlericali fanno riferimento ed esaltano appare nella specie umana negli ultimi 12-15 mila anni. La ragione è solo una piccola isola descrittiva che pretende di imporsi sull'essere umano. L'essere umano esiste da milioni di anni e anziché riconoscere la forza che ha alimentato le trasformazioni, atei, anticlericali e cattolici esaltano la ragione introdotta appena ieri. Il cattolicesimo manipola quest'isola per impedire all'essere umano di diventare consapevole dell'infinito che lo circonda. Per manipolare l'essere umano il cattolicesimo, come ogni religione rivelata, deve mettere in ginocchio l'essere umano costringendolo alla sottomissione. Il cattolicesimo, partendo dal bambino, costruisce un processo di distruzione dell'essere umano. L'anticlericalismo, nato per combattere il potere dei preti monoteisti e aprire spazi di libertà, esaurita la sua forza eversiva e liberatoria nel sistema sociale, finisce per diventare una forza antireligiosa. Una forza antireligiosa che non libera l'essere umano dall'oppressione dell'assoggettamento del Dio padrone, ma impedisce all'essere umano la strutturazione della percezione del circostante al fine di trasformare l'essere umano in una macchina, la descrizione della ragione calata nell'essere umano. La stessa cosa vale per l'ateismo che, nato per negare l'esistenza del Dio padrone e creatore dell'universo, finisce per essere uno strumento per combattere la capacità di farsi Dio e di determinazione di se stesso dell'essere umano.
Pertanto, se un certo linguaggio può avvicinarsi a forme anticlericali, per favore non confondeteci con gli anticlericali. A noi interessa costruire il futuro, il nostro futuro personale, il futuro del nostro sistema sociale, il futuro della nostra specie, il futuro, per quel che possiamo o che ci compete, del nostro pianeta. Per fare questo, prendiamo dalla percezione degli esseri umani i mattoni che ci servono e che i paganesimi passati hanno usato per le loro costruzioni. Li puliamo dalle incrostazioni culturali che non ci appartengono e li usiamo per un nuovo edificio. I mattoni che troviamo e che non ci piacciono, li gettiamo. Laddove non troviamo i mattoni, non abbiamo timore di infilare le mani nella creta e di costruirli a nostra volta. Se io dico che il Gesù di Nazareth è un pederasta, è perché la pederastia è intesa come riaffermazione del possesso degli individui da parte della Chiesa Cattolica, è una costante. Se ne trovano riferimenti nei Vangeli ufficiali, si trovano dei riferimenti ambigui sia fra il Gesù padrone, di cui la Chiesa Cattolica è la continuatrice, e i fanciulli adolescenti, sia in tutti i Vangeli ufficiali come imposizione all'assoggettamento alla parola del Dio padrone, di cui i Vangeli ufficiali sono espressione, di cui la pederastia cattolica è l'espressione più estrema. La sessualità di un pazzo inesistente è una sessualità inesistente. Diventa altresì falso, fuorviante e deprimente usare Vangeli che per 1500 anni se ne stettero sotto la sabbia del deserto per cercare una verità sulla sessualità di un immaginario a cui si riferiscono delle vere e proprie operazioni politiche. Quei Vangeli non hanno indicato lo stupro come atto di possesso e sottomissione, ne hanno indicato il modo col quale diffondere il cattolicesimo. Il cattolicesimo li ha combattuti e distrutti. La figura del distruttore del divenire umano è il Gesù dei Vangeli ufficiali. I Vangeli ufficiali indicano comportamenti di possesso e di pederastia e la Chiesa Cattolica l'ha praticata per costruire il suo potere su chi non si poteva difendere. L'ha tollerata e anche oggi, vedi Wojtyla in Austria, ne difende la pratica accusando i mass media di svelarne le attività. E insieme al manifesto questo e agli altri manifesti che vi ho messo nella lettera, gli anticlericali qui, c'è anche un manifesto sulla pederastia che sto elaborando, sto costruendo, cattolica. Perché atei, anticlericali cattolici tendono a negare questa visione? Perché per loro l'essere umano è creato ad immagine e somiglianza di un dio pazzo. Il concetto di caos primordiale o di Osiris Nut appartiene al paganesimo. Ci volle Darwin e le teorie sulla nube neutrinica perché qualche ateo e anticlericale, sto parlando dell'inizio del secolo, pensasse ad inserire un mal digerito evoluzionismo nel suo pensiero. Tutti e tre si reggono sulla morale e sull'eticità del dio pazzo, dove non è quello che da fuori entra nell'uomo che lo danneggia, ma è quello che dall'uomo esce fuori che lo danneggia. Per loro è il respiro di libertà che danneggia l'uomo, non la sottomissione. Negano a questo o a quell'aspetto, ma ne salvano l'etica. Atei, anticlericali e cattolici vedono l'essere umano soltanto nel cogito ergo sum, dove esiste solo nella misura in cui pensa e solo quando pensa può affermare di esistere. Per atei, anticlericali e cattolici, l'essere umano adulto è apparso all'improvviso, saputo e cosciente e consapevole, ignorando il divenuto attraverso la sua natura. Negano l'esistenza di milioni di anni di trasformazioni. Le trasformazioni non rientrano nel pensiero, in quanto non rientrano nella ragione. Negano le trasformazioni avvenute in pancia della madre. Nel feto manca la ragione. Negano tutto il condizionamento educazionale subito, sia quando si tratta di condizionamento culturale, sia per quanto riguarda il condizionamento del divenuto della specie. Pensano che sia solo una questione di discorso onesto. Agli stregoni e ai pagani politeisti interessano i meccanismi attraverso i quali l'essere umano si costruisce e i meccanismi che concorrono a produrre la sua distruzione, svelarli e correre ai ripari. Per i cattolici la morte decide fra inferno e paradiso. Per atei e anticlericali la morte è la fine del corpo fisico e della coscienza. Il cattolicesimo concede l'attesa del giudizio del Dio padrone. Anticlericali e atei concedono l'attesa nella scienza come espressione della ragione per prolungare la vita fisica. Costoro tolgono all'essere umano la responsabilità di determinare la propria esistenza sottomettendolo
a delle determinazioni che non gli appartengono. Se vi interessa, ho visto di sfuggita oggi un articolo in merito sulla Repubblica, abbastanza grande, sulle pagine culturali, proprio su questo discorso. Per anticlericali, atei e cattolici, stuprare il futuro degli esseri umani non è un delitto. Per alcuni stuprati provvede la scienza della ragione, sono sempre carne da lavoro, carne da cannone e carne da riproduzione. Poi magari mi dite cosa ne pensano anticlericali fascisti di questo, no? Per altri stuprati provvede il Dio padrone, sono sempre carne da preghiera, carne da processione, carne pronta a mettere in ginocchio i propri figli. Ricordiamo come questo coincidere di intenti ha bloccato per 50 anni in Italia il considerare lo stupro un delitto contro la persona. Per gli stregoni e i pagani, che concepiscono la vita come un'occasione unica attraverso la quale costruirsi nell'infinito dei mutamenti, attraverso l'uso delle proprie determinazioni, essere impediti e stuprati nell'usarle è il peggiore e il più aberrante dei delitti concepibili. Neanche la morte, se mai qualcuno mi spara in testa piuttosto. Per un apprendista stregone è come tollerare o essere indifferenti all'impedimento che qualcuno avesse progettato per bloccare l'essere unicellulare del quale la nostra specie ebbe sviluppo nel suo tentativo di uscire dal brodo primordiale. Per i cattolici, gli atei e anticlericali questo è inconcepibile, né sarebbero in grado di pensare nella loro esaltazione della ragione la tragedia come conseguenza di un tale atto. Tragedie simili vengono costruite da cattolici, atei e anticlericali, in quanto inconsapevoli dello sviluppo dei loro gesti e delle loro affermazioni e delle loro azioni. Non conoscere la conseguenza dei propri gesti non attenua la responsabilità soggettiva e morale relativa al gesto stesso. Ogni essere è sempre un brodo primordiale e la sua costruzione è il modo per uscirne. Bloccare la costruzione imponendo una verità è un modo per impedirlo. Quando si giudica qualcuno qualche cosa dal punto di vista della stregoneria, le parole sono affermazioni, le azioni, il fare, la costruzione e l'esposizione personale sono atti di magia nera, quando distruggono un possibile divenire. Se un giudizio deve essere dato, l'unico metodo di giudizio accettabile è la vita quotidiana, il resto conta poco, o non conta. Pertanto, anche se qualcuno dei radioascoltatori nessuno dei radioascoltatori condivide quanto ho affermato, la vita devono comunque viverla, sia come costruzione della stessa o come distruzione. Le sfide dell'esistenza si presentano sempre, sia che si determinano, sia che si subiscano, e non sono superate attraverso le parole. Davanti a queste sfide hanno interesse che l'essere umano sia attrezzato per superarle, perché questo ci rende forti. Per favore, non confondeteci con atei e anticlericali. Noi siamo pagani politeisti e apprendisti stregoni. Noi siamo costruttori del futuro. No, penso non ci sia altro da dire. Sì, è chiaro. Poi un'altra cosetta mi è venuta in mente mentre stavo leggendo. Sul Donini, breve storia delle religioni.